Chi c'è? Messi? Dov'è Messi? Che non lo vedi? È morto. Oh, vabbè, dai. No, infatti non sta giocando, guarda, non sta facendo niente. Vado! Contropiede della Juve! Traversa! Bravissimo Buffon, l'ha presa. Cosa del GKK? Dire gol! Buongiorno! Ah, me la tocca! Siamo del TG9 Trinità, possiamo farle alcune domande? Vabbè, visto che siete entrati così, va bene. Ditemi pure, cosa volete sapere? Giuseppe è chiamato a difendere la vita di Gesù da Erode. Quali sono i mali da cui oggi un papà deve difendere i propri figli? Ma soprattutto dalle cattive amicizie, dalle droghe. E, insomma, stare molto attenti a quello che li circonda e insomma, vigilare soprattutto. Insomma, cercare di aiutarli quello che è possibile. Giuseppe è dovuto fuggire fino in Egitto. Per te, qual è stata l'azione più impegnativa che hai dovuto sostenere per la tua famiglia? Ma sicuramente una decina d'anni fa ho dovuto fare una scelta tra le mie ambizioni e la famiglia e sono molto sofferta, ma comunque ho scelto poi la mia famiglia e ho lasciato perdere le mie ambizioni. Per la famiglia si fa tutto. Giuseppe ha accolto il progetto di Dio sul suo matrimonio dando fiducia alle parole di Maria. Tu, quale prova di fiducia hai dimostrato a tua moglie? Sicuramente tutti i giorni, insomma, do fiducia a mia moglie come lei la dà a me e quindi entrambi ci diamo fiducia. Fiducia reciproca. Grazie. E ora linea allo studio.